Mi chiamo Gabriele, ho 41 anni e ho deciso di raccontarti la mia storia e se vorrai potrai condividerla. Forse non è tanto, ma per me è un ricordo prezioso. Premetto che lavoro nel campo della farmaceutica da più di 20 anni. Sono ateo, scettico verso tutto ciò che la scienza non può spiegare. Eppure, anni fa, mi è successa una cosa che mi ha cambiato la vita. Ero un bambino molto problematico. All'età di 9 anni non ero ancora in grado di addormentarmi da solo. Mio padre o mia madre, infatti, dovevano attendere che mi addormentassi prima di spegnere la luce e lasciare la mia stanza. Anche andare in bagno era un problema, se dovevo andare da solo, e ai tempi non esistevano gli psicologi per i bambini con questi problemi, e se esistevano, non erano molto popolari. Era luglio, all'inizio degli anni 90. Uno dei miei cugini era venuto a trovarci e i miei genitori, per gentilezza, gli diedero il mio letto nella stanza mia e del mio fratellino Simone, nato pochi mesi prima. Per l'occasione io dormivo sul divano nel salotto, un grande divano ad L che io adoravo, mai più trovato nulla di più comodo in vita mia. Da prassi, i miei aspettarono che mi addormentassi e mi lasciarono lì, immerso nel mio sonno. In piena notte, non saprei dire che ora fosse, ma faceva ancora buio, mi svegliai di soprassalto con quella sensazione di essere osservato. Ricordo alla perfezione quella sensazione di gelo. Ero terrorizzato. Non riuscivo a muovermi. Sentivo che c'era qualcuno o qualcosa lì con me. Dopo qualche secondo, che a me sembrò un'eternità, mi feci coraggio e mi girai. Fu allora che la vidi. Era seduta sull'altro lato del divano. Pallidissima, bellissima, capelli lunghissimi scuri con riflessi argentei. Sembrava avesse dei veli trasparenti intorno alla sua figura e brillava di una luce candida. Se chiudo gli occhi, ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, mi sembra ancora di vedere quei lineamenti perfetti, eleganti e raffinati, di un altro tempo. Come ti ho detto, ero un bambino che aveva paura di tutto, quindi in un lampo balzai in piedi, pronto a correre in camera dei miei. Fu allora che mi resi conto di non stare sognando, ero sveglio. Non so dirti esattamente cosa successe a quel punto. Ricordo solo che la fissai. Lei ricambiò il mio sguardo e mi sorrise. Quegli occhi nocciola chiarissimi fecero scattare qualcosa nella mia testa. Mi misi prima a sedere e poi, con una sensazione di tepore e sicurezza, mi sdraiai e guardandola ripresi a dormire. E dormii come non avevo mai fatto prima. La mattina seguente raccontai tutto a mia mamma, che mi disse che avevo fatto un brutto sogno. Brutto sogno! Il sogno era stato bellissimo e fatto sta che da quella notte io non ebbi più paura di nulla. Iniziai a dormire da solo, con la luce spenta, con in mente quello sguardo e quel sorriso che mi riempirono il cuore di gioia e coraggio. Ero diventato un bambino normale. Passarono 9 anni. Non vivevamo più in quella casa. Ci eravamo trasferiti in collina, in una casa più grande, su 2 piani. E al piano superiore, di fronte alla camera mia e di mio fratello, c'era il mio divano, che avevo chiesto ai miei genitori di lasciarlo nel salone al piano superiore, e sul quale giocavo alla play o guardavo la TV ogni volta che potevo. Adoravo quel divano più di qualsiasi altro posto in quella casa. Mio fratello al tempo aveva 9 anni e dalla sua stanza vedeva il divano. Non lo scorderò mai.
Era una fosa notte di luglio quando fui svegliato dalle sue urla di terrore. Lo sentii correre giù dalle scale per raggiungere la camera dei nostri genitori. Affermava di aver visto una donna morta che lo fissava sul divano. Rimasi di stucco la mattina dopo quando lo raccontò a tutti. L'aveva vista anche lui, la stessa donna che vidi io in una fosa notte di luglio di 9 anni prima. Solo che su di lui ebbe l'effetto opposto. Non dormì in camera sua per settimane, finché i miei non decisero di sbarazzarsi del mio divano. E qualcosa cambiò in me, non riuscivo più ad essere sereno in quella casa. Mancava qualcosa e infatti decisi di iniziare a viaggiare. Non potevo più stare là dentro, nonostante non avessi mai avuto problemi con nessuno della mia famiglia. Non so dirti se sia io che mio fratello abbiamo sognato, ma io credo che quella donna fosse lì per vegliare su di me, per proteggermi, e anche la sua scomparsa mi aiutò tanto perché riuscii, partendo, ad intraprendere una carriera che mi ha dato tantissime soddisfazioni negli anni. La sua figura mi è rimasta talmente tanto impressa nella memoria che oggi la donna che ho sposato, la mia amata moglie, assomiglia tantissimo alla mia signora sul divano. Ciao, sono Jessica. Nel 2016 vivevo in una città in provincia di Torino, in un condominio al terzo piano con i miei genitori, perché avevo ancora 16 anni. Il condominio aveva 4 piani. Nella maggior parte degli appartamenti vivevano dei vecchietti e negli altri persone senza figli o addirittura vuoti. Sopra il nostro una coppia di anziani. Una sera ero tornata a casa tardi, verso le 23. Ho salutato i miei, che erano in sala a vedere un film. Me ne andai in camera e mi misi nel letto a leggere un libro, con la porta aperta. Dalla mia stanza si vedeva tutto il corridoio, lungo, mezzo buio, con la lucina per la notte a metà, perché ho sempre avuto paura del buio. Il tempo era volato, era tardi, e i miei erano a letto, che dormivano. I miei fratelli anche. C'era un silenzio assordante. Decisi di mettermi a dormire. All'improvviso, nel cuore della notte, mi svegliai con un'angoscia e agitazione perché avevo la sensazione che qualcuno mi stesse osservando da un angolo della mia camera. Guardai il telefono. Erano le 3:33. Mi misi seduta nel letto ad osservare la stanza e il corridoio mezzo buio. Non si sentì nessun rumore, ma avevo sempre la sensazione di essere dentro la mia camera e non riuscire a prendere sonno per tutto il resto della notte. Questa angoscia andò avanti così per altri 3 giorni. Sempre stessa situazione, stessa identica ora. Quando poi, parlando del più e del meno con mia madre, lei mi raccontò che la vecchietta al piano di sopra 3 giorni prima morì proprio nella stanza sopra la mia. Io non lo sapevo, essendo che ero stata fuori per tutto il giorno. Non gli raccontai nulla, perché ero terrorizzata e avevo anche paura di sembrare pazza. La cosa si ripeté per settimane, quando ad un certo punto non successe più. Ancora ripenso al perché e come mai, sempre la stessa ora e sempre la stessa sensazione che qualcuno mi osservasse, ma soprattutto perché a me. Mi chiamo Ciro, ho 27 anni e vivo in un piccolo paesino della provincia di Napoli. Ho sempre amato le storie del terrore e ne ho anche scritte diverse, ma mai mi sarei immaginato di viverne una. Ho deciso di raccontarvi la mia esperienza perché ancora oggi non riesco a dare una spiegazione plausibile a ciò che mi è accaduto. Tutto cominciò qualche anno fa.
quando l'appartamento di fronte a casa mia venne lasciato. Ci viveva una donna un po' stravagante. Non ho mai saputo il motivo del suo trasloco, visto che viveva in quella casa da quando io ne avessi memoria. Ad ogni modo, una volta andata via, l'appartamento rimase vuoto per diverso tempo. Nel corso dei mesi a venire, ci fu una ristrutturazione dell'intera casa. Era stata acquistata da una giovane coppia che decise di renderla più moderna. Arrivò l'estate. L'appartamento era completamente sventrato, senza nemmeno le porte e le finestre. Per via del forte ed importante caldo, noi eravamo costretti a dormire con i balconi spalancati per tutta la notte. Di primo mattino, precisamente alle 5 in punto, incominciai a sentire un canto provenire dall'esterno di casa mia. Somigliava molto a quello di una cantante lirica. Ho il sonno leggero, quindi quel suono non impiegò tanto a svegliarmi. Non c'erano parole, solo versi, come l'ululare del vento. Guardai mia sorella, ma lei dormiva profondamente. Non capivo bene da dove provenisse, così, cercando di non far rumore, porsi l'orecchio fuori dal balcone. Proveniva proprio dalla casa vuota. Il canto proseguì per una manciata di minuti. Poi si interruppe di colpo. Non mi seppi spiegare quell'episodio, ma decisi di lasciare correre, anche se, vi confesso, ero un po' inquietato da tutto ciò. Durante quel giorno, raccontai a mia madre e mia sorella l'accaduto, sperando che una delle due mi dicesse di averlo sentito. Invece, appurai con terrore che io ero stato l'unico. Non rimase un unico episodio. Quasi tutte le mattine, alla stessa ora, quel canto mi svegliava. Più ci facevo l'orecchio, più assumeva il suono di un lamento femminile. Forse avevo commesso uno sbaglio ad attribuirlo ad un canto lirico, ma la storia non cambiava. Com'era possibile che si sentisse quel lamento in una casa completamente vuota? La cosa è andata avanti per diverso tempo. Non sapevo davvero come spiegarmelo e cominciò anche ad influire sul mio riposo, perché una volta che lo sentivo non riuscivo più a prendere sonno. Tutto smise di colpo dopo il trasloco dei nuovi inquilini. Una volta che la casa iniziò ad essere vissuta, il pianto, oppure il lamento o il canto, non so ancora come apostrofarlo, sparì. Ancora oggi lo ricordo con un po' di inquietudine nel cuore, perché quel suono era davvero triste. Non so se fosse davvero l'eco di un'entità dall'oltretomba, ma so quello che ho sentito e ogni volta che mi chiedono di parlare di un'esperienza paranormale vissuta, io racconto questa, perché mi ha fatto comprendere che il velo che ci separa da un altro mondo è spaventosamente sottile. Ciao horror maniaci, sono Francesca. Ti racconto la mia storia di un po' di tempo fa, quando abitavo in provincia di Bari, precisamente a Santo Spirito. La casa era composta su due livelli. Sotto abitava mia zia e sopra abitavo io con la mia famiglia. Mia zia aveva problemi in casa. Ci aveva detto di vedere una donna che le appariva a mezzo busto con intenzioni tutt'altro che buone. Infatti un giorno, mentre puliva la casa, all'improvviso le cadde un mobile addosso. Aveva spesso incidenti in quella casa. Noi, invece, al suo contrario, sentivamo solo rumori, passi e le porte che si aprivano e si chiudevano. Ma un giorno mia zia venne su da noi per chiedere una sigaretta a mio padre. Le sigarette erano in camera da letto e appena mia madre entrò in camera, gli specchi posti sulle ante dell'armadio andarono in mille pezzi. Mio padre disse che vide la sua immagine riflessa andare in mille pezzi insieme agli specchi. Alla fine
abbiamo deciso di andare via da quella casa. E anche durante il trasloco, mio padre sentì una mano che lo spingeva giù dal terrazzo, dato che stava calando giù i mobili con una corda. A mia madre si spense la luce mentre scendeva per le scale a chiocciola. Insomma, ormai era una situazione del tutto fuori controllo. Dopo di noi, ci è andata un'altra famiglia a vivere in quella casa, ma è scappata via dopo soli 3 giorni. Tuttora, dopo anni, nessuno abita lì. Mi capita ogni tanto di passare vicino alla casa e leggo sempre il cartello "Affittasi". Questa era la mia storia, breve, concisa e sincera. Grazie, horror maniaci, e grazie a voi per avermi ascoltata.